Viene registrato un giorno prima dell'incontro vero e proprio programmato per il 26 giugno e è limitato semplicemente ad una riflessione sul pensiero vitruviano e sulla sua ancora attualità, un po' indipendentemente dagli altri temi sui quali, come il futuro del ruolo degli architetti, il futuro del ruolo degli architetti oppure l'era del cambiamento climatico, sulle quali mi pensavo di intervenire nella tavola rotonda, alla quale però non so se riuscirò a partecipare. E partirei quindi con una precisazione. Ritengo che Vitruvio vada letto all'interno, esclusivamente all'interno degli aspetti fondativi per l'architettura che gli ha individuato nelle tre specificazioni della ratio. La ragione architettonica, che è la categoria nella quale egli ha riconosciuto l'essenza dell'arte del costruire. Che cos'è la ragione architettonica? La ragione architettonica è da sempre, e sarà per sempre a mio avviso, l'esito di una logica ideativa e progettuale che implica la coerenza del processo di definizione di un edificio come sintesi di diverse conoscenze, trascese in una unità linguistica per un verso invariante, nel senso che rimane tale in ogni epoca, per l'altro invece capace di rinnovarsi epoca dopo epoca, risultando sempre attuale. Le tre specificazioni della ratio vitruviana sono, come sanno tutti, la tirmitas, cioè la solidità delle strutture, l'utilitas, cioè la funzionalità dell'edificio, e la venustas, ovvero la bellezza. Si tratta di specificazioni, l'ho già detto, e non di categorie, di articolazioni della logica dell'architettura che sono indubbiamente attuali, indipendentemente dal momento storico in cui Vitruvio le ha formulate. Chi potrebbe mai dire che un edificio non deve stare in piedi, non deve essere solido? Chi potrebbe mai dire che un edificio non deve corrispondere a dei bisogni funzionali? Chi potrebbe mai dire dovrebbe raggiungere un suo equilibrio, una sua bellezza? E dicevo che sono specificazioni attuali, indipendentemente dal momento in cui le ha formulate Vitruvio, che noi sappiamo ha scritto 10 libri dell'architettura sotto Augusto, a cui dedica questi libri, tra il 20 e il 23 avanti Cristo, e in cui diciamo lui deriva, fa discendere naturalmente l'individuazione di queste tre specifiche da che cosa? Dall'architettura degli edifici della Roma di quegli anni, rappresentati nell'area sacra, a cui possiamo fare riferimento sono quelli dell'area sacra dell'Argo Argentina, dove poi in uno di quei tempi venne assassinato Cesare, e che non contemplavano ancora i grandi spazi voltati, si erano in parte realizzati nel foro di Cesare e che si stava cominciando a realizzare nel foro di Augusto. Non contemplavano il Pantheon allora presente era quello di Agrippa, che era un edificio con dei colonne a pianta rettangolare, e non contemplavano gli spazi del Colosseo o le grandi coperture voltate del primo secolo d.C. Ma questo non vuol dire che le specificazioni vitruviane non siano valide anche per queste architetture, come lo sono per le architetture contemporanee. Non condivido le affermazioni di Kurt Foster nella Biennale, della nona Biennale di Venezia, nella quale la
Biennale di Metamorph, il titolo era Metamorph, nella quale lui voleva affermare la fine del vitruvianesimo proprio perché le grandi superfici modellate scultoriamente, la decostruzione, apparente decostruzione strutturale degli edifici del decostruttivismo, eccetera, a lui sembravano sancire la fine del sistema tridentico. Il fatto è che dietro le grandi masse scultoree di Gehry, come anche di alcuni di edifici apparentemente destrutturati, ci sono sempre tra i pilastri più o meno verticali, più o meno inclinati, che sostengono queste nuove spazialità. D'altra parte è vero è che però questo restringere il campo di validità delle affermazioni vitruviane al sistema trilitico ha fatto sì che proprio fra i suoi contemporanei il trattato non avesse quel successo che poi ha avuto dal Rinascimento in poi, in quanto in quel momento si stavano proprio sperimentando le grandi architetture in mattoni e i sistemi a cupola di cui Vitruvio effettivamente non si occupa. Io penso che il pensiero vitruviano sia tuttora valido e vada interpretato con il mutare dei tempi. Alle tre specificazioni se ne possono aggiungere altre, oppure se ne possono aggiungere, si possono come dire, rendere esplicite delle cose contenute già nell'architettura, ma che oggi nella società contemporanea hanno acquistato un'importanza di molto superiore. Un riferimento, la comunicazione. È indubbio che l'architettura contemporanea sia un'architettura, come dire, che fa della comunicazione una finalità prioritaria e determinante. Lo era anche nell'architettura barocca, no? In cui si doveva riaffermare la controriforma con delle architetture che fossero delle architetture manifesto. Quindi, come dire, accanto alle tre specificazioni costruttive se ne possono aggiungere nei secoli anche delle altre e se ne sono aggiunte. È chiaro che quelle della situazione contemporanea, una comunicazione così pervasiva che ha ridotto tutto quasi a slogan, non mi trova come dire, consenziente, ma comunque è un dato con il quale noi dobbiamo fare i conti. Dicevo che il mondo tematico di Vitruvio va implementato e non va negato, che questo è stato fatto anche nei secoli passati, quando nel Cinquecento il trattato è stato riscoperto, sono state introdotte delle modifiche sostanziali nei trattati dai trattatisti come Leon Battista Alberti, Palladio, Loger o da architetti come Bramante, che hanno inventato il concetto di ordine architettonico non presente nel trattato di Vitruvio, dove si parla sì di colonne e di travi e non dei sistemi nelle quali travi e colonne sono inserite come quello dell'ordine architettonico. Ordine che poi è stato diffuso nel mondo nel famoso manuale del Vignola, uno dei contributi sul comporre l'architettura è indubbiamente più diffuso in Occidente, è un incidente. Ma ripeto, nella diffusione il pensiero vitruviano ha come dire, proseguito, è rimasto un elemento di riferimento nei secoli proprio perché è stato continuamente reinterpretato. Ogni architetto, a mio avviso, dovrebbe cercare di scoprire come la continuità delle enunciazioni vitruviane si affermi nei vari momenti in cui la cultura del costruire si è evoluta e si sta evolvendo ogni volta in modi diversi, ma restando sempre attiva come il principale fattore genetico del costruire. Nel fare questo ogni architetto, secondo me, può fornire una interpretazione dei termini che, come dire, spazi anche all'interno del significato etimologico originale dei termini stessi. Faccio un esempio,
la bellezza, la Venustas vitruviana, può essere intesa come, come dire, il momento più alto dell'affermazione di un'opera architettonica e quindi come sintesi delle due altre componenti, come tutto sommato fa Quaroni, oppure è, come penso io modestamente, come uno dei tre elementi, mentre l'architettura, come dire, è l'esito di tutte queste tre componenti che hanno uguale valore. Vorrei, per questa occasione sono andata a riprendere un piccolo passaggio del testo di Quaroni, Progettare un edificio, in cui si fa vedere come l'utilitas vitruviana da lui venga estesa ed è non solo la funzione, la tipologia, per intendersi, ma lo studio dei contenuti sociali, delle ragioni istituzionali per le quali una determinata società o potere richiede un'opera architettonica. Così pure, mentre la firmitas è indubbiamente quello che diciamo sempre tutti, è che è ineliminabile, cioè la realizzazione attraverso l'impiego di materiali opportuni di un manufatto che debba stare in piedi, cioè debba resistere staticamente, debba proteggere dal caldo, dal freddo, dal rumore, eccetera. E, però Quaroni vede questi due elementi come gli elementi di riflessione razionale, e mentre nella Venustas è il risultato di queste due componenti che si annullano proprio per quella finalità di raggiungere una bellezza superiore. La Venustas di Vitruvio probabilmente non è la Venustas trascendentale che noi assegniamo ad una, come direzione, ad una operazione che ha una finalità estetica importante come tutte le operazioni architettoniche. Non dimentichiamoci che Vitruvio era un architetto militare, probabilmente è l'autore del ponte sul Reno, e quindi la sua Venustas, a mio avviso, va più interpretata come una buona composizione dell'insieme delle forme, cioè come una cosa fatta bene, più che una come dire, superiore raggiungimento di un superiore significato. Ed è per questo che mi piace rappresentare, l'ho fatto negli anni di insegnamento con gli studenti dei primi anni, mi piace rappresentare le tre componenti vitruviane senza dare una principale un principale valore alla Venustas come fa Quaroni, ma come, come dire, i vertici di un triangolo equilatero al cui centro c'è l'architettura, cioè c'è la ratio architettonica, e questo triangolo equilatero è uguale in tutti i suoi vertici se si trasforma per caso in un triangolo isoscele con una predominanza di una specificazione, per esempio la firmitas, è chiaro che l'architettura che sta al suo interno è un'architettura in qualche modo deformata verso delle formulazioni tecnologiche, come in parte avviene anche adesso in tutti questi, come dire, architettura che vuole rispettare e declinare l'energia in forme stereotipate con rivestimenti, contrapposizioni, eccetera, qui l'elemento appunto tecnico-tecnologico diventa forma e annulla e non trova un equilibrio con le altre due, gli altri due vertici. Così pure l'utilitas si può risolvere in un funzionalismo che noi sappiamo è stata una delle derive derive del movimento moderno che hanno introdotto poi alla crisi dello stesso, e come anche la Venustas si può tradurre in un formalismo che non ha, come dire, che non si compone bene con le altre due componenti.
Da qui, come dire, concluderei questo breve intervento, sperando domani di poter avere un confronto anche con gli altri colleghi, dicendo che Vitruvio sta lì, lo leggiamo, e dice delle cose che sono invarianti della ratio architettonica. Nessuno di noi può mettere in discussione che un edificio debba stare in piedi, e non è, un edificio può stare in piedi indipendentemente se adotta una, come dire, modalità di calcolo che fanno riferimento a piani verticali e orizzontali, ma sempre deve rappresentare un buon costruire, deve sempre rappresentare, questo voglio dire, una finalità connessa alla richiesta, cioè l'architettura deve essere abitabile, non è una scultura, e quindi l'utilitas è una componente che non va sottovalutata, lo dico anche in polemica con la come dire, declinazione della parte dell'architettura contemporanea che come dire, fa delle grandi sculture abitabili. Ma che non si confrontano poi invece con come dire, l'essenza stessa dell'architettura che deve trovare appunto nella domanda e nella risposta a queste domande il suo significato. Grazie per l'attenzione.